Alluvione richiesta danni anche per i beni mobili. Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge per aiutare le famiglie colpite dagli eventi calamitosi dello scorso novembre. Geotermia, Enel Power rispetti i tempi. Il Consiglio sollecita la presentazione del piano pluriennale degli investimenti. La mozione approvata da maggioranza e centrodestra, no dei 5 Stelle. Celebrato a Laterina il giorno del ricordo, seduta solenne del Consiglio regionale nel comune dove venne allestito il campo per i profughi Giuliano Dalmati. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha allargato la platea per la richiesta dei danni provocati dall'alluvione dello scorso novembre. Si potrà fare richiesta di un contributo fino a un massimo di 3.000 euro a nucleo familiare anche per i beni mobili, come per intenderci automobili o scooter. L'atto, che ha ricevuto il sì unanime dell'Aula con 32 voti favorevoli, è stato illustrato dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti. Sentiamo le interviste. Questa legge è molto attesa, peraltro, dopo gli eventi eccezionali di novembre che hanno colpito molte province della regione toscana, va ad ampliare la tipologia di beni che sono ristorabili alle famiglie che hanno fatto la denuncia dei danni. Come ricordo, la denuncia dei danni è stata prorogata fino al 9 febbraio e le domande che sono pervenute sono circa 7.000, qualcosa meno, ma l'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili, quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma non si va a fare una variazione alla legge che avevamo approvato a dicembre, ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni immobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente, ma che è già qualcosa di importante. A fianco a questo i 12 milioni per le imprese, dove la Regione si fa carico di tutta la parte istruttoria per i progetti e quindi le domande che sono pervenute, dove ricordo ci stanno dando una mano anche le associazioni di categorie, Camere di Commercio, Confartigianato, CNA, che stanno seguendo le domande. Quindi da questo punto di vista la Regione si fa carico di tutte le spese istruttorie. Sì, abbiamo trovato un'intesa, è stato un lavoro importante che abbiamo fatto all'interno della seconda commissione. Tutti preoccupati del fatto che per quanto riguarda i beni mobili fossero arrivati poco meno di 6.000 domande. Pensiamo che dai dati di IRPET sono circa 23.000 le famiglie colpite dall'alluvione che potevano avere interesse a far domanda e richiedere un risarcimento, e soltanto poco meno di 6.000 sono le domande che sono arrivate all'attenzione della Regione Toscana. Quindi dopo un'indagine abbiamo deciso di aprire anche ai beni immobili e a tutte quelle altre domande, che altrettante erano circa 6.000, che sono arrivate su richieste di risarcimento danni. Io però ho fatto un focus su un punto fondamentale, perché il Partito Democratico diceva bene, dalla platea da 6.000 si amplierà una platea di 12.000. Ecco, non è proprio così, perché gli uffici ci hanno fatto capire, e aspettiamo il report definitivo, che in verità molte famiglie hanno provato facendo domanda sia per beni mobili e per beni immobili. Quindi le famiglie, diciamo, coinvolte saranno circa 7.500 in tutto. Il numero è sempre preoccupante rispetto alle famiglie che in verità sono state coinvolte dall'alluvione, e quindi quello che abbiamo chiesto è che si faccia un focus nel capire perché tante famiglie ancora non hanno richiesto appunto il risarcimento di una parte dei danni subiti. E le risposte sono, in primis, che sicuramente la compilazione delle domande, quindi tutto l'iter burocratico che poi porta alla richiesta di risarcimento, è un iter che ancora oggi è complicato, e quindi sarà nostro dovere provare a sburocratizzare il più possibile la richiesta di risarcimento, anche con i fondi che ulteriormente la Regione metterà a disposizione e con i fondi del Governo. Il secondo punto è quello di smetterla
di dire che il governo centrale non manderà risorse, che le risorse per i cittadini toscani non ci sono e non ci saranno, perché sicuramente questa immagine che la politica sta dando in questo periodo è un'immagine che non fortifica e che non dà delle garanzie ai nostri cittadini. Quindi dobbiamo tranquillizzarli affinché la Regione Toscana farà la propria parte, prenderà in considerazione tutte le domande che arriveranno e per tutti i cittadini e per tutte le imprese che si rivolgeranno a tutte le istituzioni, il mondo della politica troverà per loro uno spazio e troverà per loro le modalità per risarcire nelle base delle disponibilità che sono di competenza dei vari enti, quelli che sono i danni che hanno subito da quel bruttissimo alluvione. Certo, si estende e si amplia la platea dei soggetti e dei beni risarcibili perché le domande, ci dicono gli uffici, sono inferiori rispetto a quello che si preventivava. Questo non vuol dire che l'alluvione sia stata meno disastrosa, semmai c'è da interrogarsi se la Regione sia stata in grado, anziché di fare polemica continua col Governo, di intercettare tutte le sollecitazioni che venivano e vengono dai territori, a partire dalle famiglie per finire alle imprese. Cerchiamo in tutti i modi di mettersi a disposizione e di consentire alle famiglie di riprendere una vita normale ricomprando i beni di prima necessità che sono andati distrutti con l'alluvione. Cambiamo argomento, è stata approvata in aula a maggioranza la proposta di risoluzione che chiede ad Enel Green Power di presentare il proprio piano industriale sulla geotermia. L'atto ha ricevuto il via libera da PD e Italia Viva, ma anche da Fratelli d'Italia e Lega, contrario invece il Movimento 5 Stelle. Le interviste. Italia Viva convintamente ha votato a favore di questa risoluzione. La geotermia è una risorsa importante per la Toscana, lo è per l'Italia, lo è per la nostra economia. È una fonte alternativa di energia che si può riprodurre e come tale deve essere valorizzata. Può produrre lavoro, produce redditività e come tale la Regione Toscana deve fare il massimo nelle proprie funzioni per fare in modo che le concessioni vengano riattivate e tutti i nostri comuni geotermici possano utilizzare questa risorsa straordinaria. La Toscana può dare un grande contributo in termini energetici all'Italia, lo dà a se stessa e come tale Italia Viva è convinta che questa sia una di quelle condizioni necessarie e fondamentali per migliorare anche il nostro tessuto economico e ovviamente sociale della nostra regione. Sì, io ho fatto presente in aula che la geotermia non è ovunque uguale, ma dipende dalle caratteristiche del sottosuolo. Mentre può essere una geotermia buona nella zona di Larderello, dove non ha conseguenze sugli abitanti, non si può dire la stessa cosa nella zona del Monte Amiata, dove studi scientifici fatti proprio dalla Regione Toscana evidenziano la presenza nel sangue, nei capelli degli abitanti di quella zona, della presenza di sostanze non proprio salutari come l'arsenico, il cadmio, il tallio, sono tutte sostanze gravemente nocive per la salute. Quindi non riusciamo a capire come la Regione Toscana all'unisono tra Italia Viva, PD e tutta la destra sia concorde nello sviluppo di questa attività geotermica in quella zona, soprattutto senza avere un piano industriale in mano da valutare e neanche sapere l'entità degli investimenti che si vogliono fare in quella zona. Io, a differenza di tutti gli altri, vorrei sapere quante centrali geotermiche si intende costruire e soprattutto perché non si vuole fare una gara. Questa proroga delle concessioni, a mio avviso, va in controtendenza rispetto al principio della concorrenza su cui si fonda tutta l'Unione Europea. Cambiamo ancora argomento. Lo scorso 10 febbraio il Consiglio regionale ha celebrato il giorno del ricordo e lo ha fatto nel Teatro Comunale di Laterina. Nel comune in provincia di Arezzo infatti fu allestito un campo profughi per ospitare gli esuli Giuliano Dalmati, costretti a lasciare le loro case in Jugoslavia solo perché italiani. E a teatro sono state esposte le assi dei giacigli dove dormivano i profughi. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe, i tanti cittadini dalmati, istriani, che hanno dovuto lasciare le loro terre
per l'atrocità conseguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è stato un campo, che era un vecchio campo di concentramento che li ha accolti per tanti anni. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, a noi il compito di ricordare, perché quello che è accaduto, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, le tragedie della Shoah e delle foibe non devono essere dimenticate. E oggi, più che mai, nel momento in cui non ci sono le donne e gli uomini che vissero quelle tragedie, quelle violenze, quelle atrocità, spetta alle istituzioni farsi carico della memoria, perché solo ricordando non accadrà più, solo insegnando alle ragazze e ragazzi quanta violenza, quanta atrocità l'essere umano è in grado di fare, si può lavorare per costruire pace. E oggi abbiamo bisogno di pace e ognuno di noi deve attivarsi perché tutte le guerre che insanguinano il mondo possano avere fine. Va memorizzata e soprattutto è lo scopo di queste giornate, quello di far memoria e rendere onore e ma soprattutto anche ricordarsi di quello che è stato il dramma delle foibe, il dramma dell'esodo dei profughi istriano-dalmati. Questo perché? Perché dobbiamo metterci nella condizione che questo non si ripeta. La memoria è sempre un antidoto a questo e per questi motivi va coltivata e va portata avanti e trasmessa alle nuove generazioni. Sono Maria Claudia Valdini, sono figlia di un esule istriano. Mio padre arrivava dalla costa orientale dell'Istria, da una cittadina che adesso si chiama Lebin, però era Albona, e fin da piccola ho ascoltato la storia e le storie delle persone. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004, questi 20 anni di celebrazione, è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli, e quindi onorata di essere qui. L'importanza di questa cerimonia perché diciamo è l'inizio, lo ritengo un inizio di una lunga strada per riportare a certe verità che sono nascoste. Siamo appena all'inizio, siamo molto indietro per esempio rispetto a quello che ha fatto la Slovenia. Certamente il governo ha accelerato e ha dato una forte spinta. Comunque c'è molto da lavorare e ci vedremo in altre occasioni. Ecco, che cosa spera che venga fatto per ricordare questa memoria dimenticata per oltre 60 anni? Basti pensare che la Slovenia, che è grande come la Toscana, ha messo una commissione che lavora già da 15 anni ed lavorerà ancora per i prossimi 5 e ha individuato in una zona tipo come la Toscana 600 fosse comuni. Fosse comuni da poche persone fino a 4.000. Quindi in Italia e in Croazia c'è ancora molto da fare. Non perdere la memoria e anzi rileggere un po' i fatti che accaddero quando i Giuliano Dalmati furono costretti a un esodo pazzesco. Se voi pensate, 350.000 persone sradicate dalla terra dove i loro antenati, le generazioni una per una si era radicata, dai tempi degli antichi romani. Pensate che Pola viene citata come il confine dello Stato italiano, quindi parte integrante del concetto che Dante Alighieri 7 secoli fa scrive nella Divina Commedia. Istria, il Quarnaro, quindi Fiume, ma poi tutta la Dalmazia, Ragusa, Zara, Spalato, sono parte integrante per secoli e secoli di una storia d'Italia. Venire e essere costretti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale a venire via, pensate il disagio di queste persone. Siamo a Laterina perché Laterina fu il campo profughi più significativo, più di 2.000 persone in cui si concentrarono quelli che vennero in Toscana. Noi dobbiamo anche chiedergli scusa perché non furono trattati all'inizio con l'accoglienza con cui gli italiani dovevano accogliere gli italiani, ma furono visti con diffidenza perché c'era il clima dei due blocchi della guerra fredda, la ideologizzazione fra comunismo e mondo occidentale, ma in realtà nelle foibe più di 10.000 persone morirono perché erano semplicemente italiani e c'era una discriminazione di natura etnica. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.